Ciao, in questo video testeremo e recensiremo la seconda generazione delle Adidas NitroCharge 1.0, che secondo Adidas dovrebbe ridurre il dispendio di energie grazie all'Energy Sling e all'Energy Pulse. Ma come funzionano queste tecnologie? Prima di tutto, funzionano? È proprio quello che scopriremo oggi. Seguitemi! Partiamo come sempre alla tomaia. Se confrontiamo questa scarpa con la precedente generazione, notiamo come sia cambiato davvero poco. Troviamo ancora le ibridacce nell'avampiede, il mesh dal tallone fino al metapiede e l'energy sling tra questi due materiali. Ma proprio l'energy sling è la maggiore differenza tra la nuova e la vecchia generazione. Infatti ora è stato spostato più indietro ed è anche molto più largo. Appunto, grazie a questa nuova larghezza si ha una calzata ancora più naturale rispetto al precedente modello. Nella fanpiede troviamo l'Hybrid Touch, che come nella vecchia generazione all'inizio è molto rigido, ma dopo circa 3-4 ore diventa molto morbido, adattandosi molto bene alla forma del tuo piede. Nella parte posteriore troviamo il tessuto in mesh, che già mi aveva impressionato nella precedente edizione, ma in questo modello è ancora più fine e si adatta proprio perfettamente alla forma del tuo piede. In generale la calzata di questa scarpa è molto buona, grazie all'Energy Sling ma anche al tessuto in mesh. Per la taglia io vi consiglierei di rimanere con la stessa taglia Adidas. La suola è rimasta la Spring Frame 2.0 e come nel precedente modello troviamo l'Energy Pulse nell'avampiede, che dovrebbe garantire un minore dispendio di energia. Come ho detto nella recensione del precedente modello, non trovo nessuna differenza tra una Spring Frame 2.0 con l'Energy Pulse e una senza Energy Pulse. Essendo la stessa suola, anche la configurazione dei tacchetti è la medesima. Infatti troviamo i classici tacchetti triangolari, che eccellono sia nei movimenti rotatori che nei cambi di direzione. E ne troviamo 4 nella parte posteriore e 7 nell'avampiede. Come ho detto nella recensione del precedente modello, secondo me questa suola è una delle migliori sul mercato perché può essere usata sia in campi in erba sintetica sia in erba naturale ed eccelle sia nei movimenti rotatori sia nei cambi di direzione. Tutto funziona. Il tocco di palla in queste scarpe è una combinazione davvero interessante, infatti l'Hybrid Touch nell'avampiede è abbastanza spesso e per questo garantisce un tocco di palla abbastanza morbido e protettivo. Mentre il mesh dal tallone fino a metapiede garantisce una buona precisione quando per esempio controlliamo o passiamo la palla. Mentre l'Energy Sling garantisce un po' di grip grazie a questa struttura 3D. Nei tiri questa scarpa mi è piaciuta davvero tanto, infatti ho avuto la sensazione di solidità eccezionale, grazie soprattutto all'Energy Pulse, anche se penso che Adidas non l'avesse concepito per questo. Grazie all'Energy Pulse, ma grazie anche all'Energy Sling che blocca il piede nella scarpa, ho avuto la sensazione di un aumento di velocità nei tiri e per questo questa scarpa mi è piaciuta davvero tanto nei tiri. Parlando di protezione, questa scarpa è davvero ottima, infatti l'Hybrid Touch nell'avampiede e il tessuto in mesh nella parte posteriore garantiscono davvero un'ottima ammortizzazione nei contrasti. Parlando invece di durabilità, non troviamo niente di negativo da dire, niente scollamenti o cuciture che saltano, anche qui tutto funziona.
Finendo questo video posso affermare che secondo me questa scarpa è, insieme alle Predator Instinct, la migliore scarpa della gamma Adidas. Mi è piaciuto davvero tanto giocare con queste scarpe e, soprattutto nei tiri, ho avuto una sensazione di solidità eccezionale. Ma cosa ne pensate voi della seconda generazione delle Nitro Church? Cosa non vi convince? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. È ora per me di andare, ma ci vedremo sempre qui per il prossimo video. Ah, buon inizio di campionato!